Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video, io sono Altair e oggi vi mostrerò la continuazione della storia della stagione 17. Questa volta ragazzi il video cambia e anche gli altri che farò poi in futuro, poiché non spiegherò più dato che come potete ben vedere la meccanica per avanzare nella storia non cambia e credo che chi abbia seguito i miei video fino a qui abbia ampiamente ben compreso appieno la meccanica per andare avanti e avviare la recensione che sarà disponibile. Quindi i prossimi video della storia verranno caricati subito dalla partenza in cui parliamo con Eris Morn alla Corona del Tormento, dalla partenza della recensione e qualsiasi cosa faccia parte della storia. E non avranno più la spiegazione come era presente di solito nel video. Detto questo, vi auguro una buona visione e come ultima cosa vi chiedo gentilmente di lasciare un bel mi piace, di iscrivervi al canale e attivare la campanella per restare sempre aggiornati sui prossimi e futuri video a tema Destiny 2. Io vi ringrazio per aver visto questo video e ci vediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi! La corruzione del Leviatano si diffonde come una piaga. Nonostante i nostri successi, l'influenza di Canus si rafforza. Pensavo che fosse sulla Luna per fascinazione. È sempre stato un esploratore dell'ignoto. Un ricercatore dalle intenzioni maligne, ma dalla curiosità insaziabile. Però questo sembra diverso. Se gli esperimenti di Canus con l'oscurità a bordo della Glicone erano soltanto una teoria, ciò che vediamo qui a bordo del Leviatano ce ne fornisce la prova. Kayathr ha osservato i successi del Corvo e di Zavala da lontano. Desidera aiutarci a spezzare il legame di Canus con la piramide affrontando l'incubo di Dominus Gaul. La perseguita senza sosta. Come Uldren con il Corvo, come Sabia con Zavala. Ma Kayathr non si è legata a noi, non è sicuro che un rituale abbia successo. Le ho consigliato di restare a bordo della sua nave ammiraglia. Nel frattempo proseguiamo con i nostri preparativi mentre cerco un'altra soluzione. Ti contatterò presto. Attenzione, avanguardia. Sono stata paziente. Ho ascoltato i vostri avvertimenti e trattenuto le mie truppe dall'assaltare il Leviatano. Ma Calus continua a eludere i vostri guardiani. E l'incubo di Gaul continua a girarmi attorno. La mia pazienza ha un limite. Gaul è l'ultimo, il nostro ultimo nemico. Poi Calus non potrà più nascondersi. Il vostro rituale richiede che io sconfigga l'incubo del Dominus. E sia. Non interferire, guardiana. Sono una Cabal e questa conquista è solo mia. Deve essere una prova, un'accettazione secondo tradizione. Perciò, come un gladiatore che entra nell'arena, lancio la mia sfida. Dominus, mi senti? Sono qui per finire ciò che abbiamo iniziato anni fa. Non riuscirai a fermarmi. Gaul, ti sfido! Nelle profondità della tomba di mio padre, noi ci daremo battaglia.
Eris, hai localizzato Kayator? No, ma ho mandato la guardiana vicino al punto di impatto del guscio d'assedio. La troveremo. Ti terrò informato su eventuali sviluppi della situazione. Agisci in fretta, potrebbe essere in pericolo. Non era legata a noi. Gli amplificatori non l'aiuteranno. Quindi meglio assicurarci che non venga uccisa. Un martello della prova che commemora l'ingresso di Gaul nella Legione Rossa. Il vostro Gaul è un mostro, ma il mio è una leggenda. Un lottatore che scalò i ranghi della Legione Rossa e guidò un'armata contro l'ultima città, a dimostrare che il destino può essere sfidato e sottomesso. Pensavo di poterlo fare. Ma non l'hai fatto. Hai usato parole al posto del fuoco. Mi hanno insegnato ad affinare la mente. Pensavo di averti privato dell'indulgenza di Kalus. Era il mio scudo a proteggere la nostra gente che fuggiva da Toro Battle. Mio! Ti sei ritirata. Morte prima del disonore, Kayator. Un tempo lo sapevi. È vicino e la via libera. Va, e che l'orgoglio Kaval sia maledetto. La Lucina ignora i tuoi ordini. Ha dimenticato l'autorità dei Kaval. Sei mio, Dominus. Ma se desidera vederti abbattuto, la accontenterò.
Porta la guardiana, dunque. Sarò felice di ricordarle cosa significa avere paura. Avanti, forza! Da giovane, ti vedevo salire verso la cima delle arene come un idolo insanguinato. Pensavo che tu fossi magnifico. Cosa hai imparato dalla mia ascesa? Tenacia, spietatezza, astuzia. Gli stessi rozzi strumenti che l'alveare ha usato a casa nostra. Strumenti che hai scartato quando la disperazione ti ha spinta a mendicare. Ti inchini ai nostri nemici per avere protezione, come i pingui aristocratici di Kalos quando il colpo di stato li travolse. I tuoi metodi non sono riusciti a salvare la nostra gente. Come fai a non capirlo? Vedo la nostra casa bruciare sotto il tuo stendardo. Hai la debolezza nel sangue e te lo dimostrerò personalmente. Tra le ceneri di Toro Battle e le tue lezioni con lei. E allora è laggiù che resterà. Kaiatl, senza rituale incatenante, è come temevo. Dobbiamo ritirarci. Non ho bisogno di una megera corrotta dall'alveare per capirlo. Come non te.
La corruzione del verme si aggrappa ai tuoi piedi. Interessa molto. Nessun addestramento. Sepolto nelle sue grida di morte, c'è un richiamo per la piramide. Kalus deve aver usato la reliquia in questo luogo come punto focale al posto dei collegamenti che abbiamo interrotto. Alla piramide, guardiana. Thank you.
realisti di Calus. Hanno spore di Egregora nell'esofago. Sono morti da poco. Vuoti. Ora capisco. Le loro vite sono state sacrificate come prezzo per traghettare la mente di Calus attraverso un'immensa distanza e accelerare l'ingresso nella piramide. Il nemico è disperato. Ma ciò significa che il nostro piano funziona. Devo parlare con Kayatal. Torna da me. Carus sapeva esattamente cosa faceva, incoraggiando la figlia a mettersi in gioco da sola, manipolandola. Ma c'è un barlume di luce in questa nube scura. Le informazioni che hai recuperato sulla Luna mostrano l'ultimo tassello del mosaico di Carus. Non è stata la semplice curiosità ad attirarlo presso la piramide lunare. Lui è una coscienza che si diffonde come un sistema vascolare. E sta provando a diventare una cosa sola con la piramide, per poterla controllare, per poterne brandire il potere. Ancora peggio, pare che Carus non lo stia facendo di sua spontanea volontà, ma per volere di un altro, del nostro vero nemico, la voce nell'oscurità, il testimone. Devi tornare sul Leviatano. Prosegui con la missione mentre io preparo un rituale per includere l'imperatrice nel nostro vincolo.